Maria Beatrice di Savoia, principessa ribelle e molto sfortunata. Benvenuti a tutti e grazie per esservi soffermati sul mio canale Storia e Cultura Spring. Un grazie di cuore va ai miei 1610 iscritti. Iscrivetevi al canale gratuito, mi aiuterete a portare avanti il mio progetto divulgativo. Grazie! L'ultimo genita di Umberto II e Maria José del Belgio nacque a Roma il 2 febbraio 1943 e le fu dato il nome di Maria Beatrice, Elena, Margherita, Ludovica, Caterina, Francesca Romana. E forse dei membri della sua famiglia fu quella che soffrì di più in seguito all'esilio in Portogallo, avvenuto quando aveva solo 3 anni, e soprattutto per la separazione dei suoi genitori. Come le sue sorelle, Maria Beatrice rimase in Portogallo, allevata da una governante e da un'istitutrice, lontana da sua madre che viveva in Svizzera insieme al fratello Vittorio Emanuele, e vedendola molto di rado. Quando le sorelle maggiori, Maria Pia e Maria Gabriella, si trasferirono a loro volta in Svizzera per motivi di studio, Maria Beatrice rimase praticamente sola in Portogallo, sino all'età di 20 anni, quando decise di trasferirsi a Londra. La vita a Londra segnò l'inizio per la giovane principessa, ribattezzata Titti dai giornali scandalistici, di una vita sregolata e trasgressiva. Fu come se improvvisamente tutta la sua rabbia e la sua insofferenza per le regole, soprattutto quelle dell'alta società, esplodessero, e per questa ragione, proprio come aveva già fatto con il figlio Vittorio Emanuele, Umberto II decise di tagliare l'appannaggio della figlia. Titti, imperterrita, continuò con la sua vita da ribelle, dividendosi tra Londra e la Svizzera ed arrivando ad andare a convivere, cosa impensabile per quegli anni, con uno studente di nome Gianni Tosetti. La convivenza durò per 3 anni, ma poi Maria Beatrice decise di lasciare il Tosetti, che insisteva per sposarla. Dopo questa relazione, Maria Beatrice, ormai dipendente dall'alcol, conobbe il torero Victoriano Valencia. I due si frequentarono per circa 6 mesi e poi Valencia lasciò la giovane principessa, etichettando la loro relazione come un rapporto di poco conto. Il 18 marzo 1967, Maria Beatrice, forse a seguito della rottura con il torero madrileno, si puntò una pistola al petto con l'intenzione di suicidarsi, ma la pallottola mancò il cuore e le perforò un polmone. Dopo questa tragedia sfiorata, Maria Beatrice incontrò per la seconda volta l'attore italiano Maurizio Arena, star del film Poveri ma belli, con Marisa Allasio tra gli altri interpreti. La storia con Arena fu l'ennesimo errore sentimentale di Maria Beatrice. Pare infatti che Maurizio Arena avesse iniziato a frequentare la principessa, perennemente al centro del gossip, per ravvivare la sua carriera, ormai avviata sul viale del tramonto. La storia finì bruscamente e la principessa rilasciò delle dichiarazioni a dir poco caustiche, che le causarono una querela da parte della famiglia di Arena, ed una causa che Maria Beatrice perse. Ma l'animo inquieto della principessa prese nuovamente il sopravvento e la giovane nel 1968 si gettò da una finestra a Ginevra, ma anche questa volta si salvò, procurandosi però la frattura del bacino. A questo punto i familiari di Maria Beatrice riuscirono a farle intraprendere un percorso di disintossicazione dall'alcol. Nel 1969 la vita di Maria Beatrice finalmente trovò un po' di pace nella persona del professore messicano Luis Rafael Reina Corvalán y Dillon. La coppia si sposò con rito civile il 1 aprile 1970 in Messico e nacquero 3 figli. Rafael Umberto, nato il 21 settembre del 1970, Patrizio, nato nell'aprile 1971 e purtroppo morto pochi giorni dopo la nascita, e infine
Asaea Beatrice, nata l'11 novembre 1973. La coppia visse serenamente a Cuernavaca, in Messico, presso la splendida Villa Lupo, e nel 1991 Maria José, la regina di Maggio, si trasferì a vivere con loro. L'anziana regina, infatti, a seguito degli incalzanti problemi di salute legati all'età, aveva bisogno di vivere in climi più caldi. In questi anni Maria Beatrice si distinse per l'impegno nella lotta all'alcolismo e nella beneficenza, ma la tragedia non tardò a tornare nuovamente a tormentare Maria Beatrice. Il 24 aprile 1994 il primogenito Raphael, che viveva a Boston con la compagna Margaret Beatty Tyler, incinta tra l'altro, per motivi mai chiariti fino in fondo, si suicidò gettandosi da una finestra. Maria Beatrice, come comprensibile, sprofondò nella depressione. Il rapporto con il marito si deteriorò al punto che i due si separarono nel 1995 e nel 96 la principessa e la madre Maria José lasciarono per sempre il Messico. Luis Reina Corvalán y Dillon si suicidò il 17 febbraio 1999, come suo figlio, in circostanze mai del tutto chiarite. Gli anni 2000 portarono altri dispiaceri alla principessa, che perse la madre il 27 gennaio 2001, e che spesso si scontrò col fratello Vittorio Emanuele per questioni ereditarie. Con le sorelle, nel 2006, Maria Beatrice ha rassegnato le dimissioni dall'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, in opposizione al discutibile operato del fratello. Se l'articolo vi è piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima!